Quindi meno 2 ai 30, meno 2 ai miei 30 anni. Ma non ci penso, che forse è meglio. Benvenuti ad un altro vlog. Ok, oggi è martedì, quindi siamo appena entrati in una settimana nuova ed in particolare questa sarà la settimana del mio compleanno. Un compleanno con una cifra abbastanza importante e che mi ha sempre messo ansia, ma per ora non ne voglio parlare. Quelle creator digitali, se così si può dire, influencer direi proprio di no. Comunque non sono una di quelle persone che condivide parte della sua vita su YouTube, su Instagram, eccetera, eccetera, che fa vedere molto i suoi outfit o comunque li commenta. Però ho notato che ultimamente sto dando più attenzione ai miei outfit, non in termini di bellezza di per sé dell'outfit, oppure di quanto sia o non sia alla moda, ma proprio nei termini di quello che mi fa sentire. Oggi, ad esempio, vedete, indosso questo cardigan beige, anzi marroncino, cioè non so dire i colori perfettamente, quindi scusatemi, questo è un vero e proprio beige, e sotto indosso i pantaloni, vi faccio vedere, questi pantaloni a zampa, a parte le ciabatte, ma va bene, questi qua li amo, questi pantaloni. Comunque ho notato anche che ultimamente utilizzo tantissimo colori piuttosto neutri, specialmente per la parte di sopra non utilizzo molte fantasie, maglie con le scritte. In questo periodo va così, e anzi in realtà penso che io sia sempre stata di base così. Nel mio animo ho sempre preferito i colori neutri, i colori pastello anche, però per abitudine ho sempre indossato anche t-shirt, magliette con scritte o fantasie, che in realtà alla fine non mi rispecchiavano. E quindi sto cercando di esprimere me stessa anche in questo, e sto cercando di ascoltarmi nel profondo anche in questo, che può sembrare una stupidaggine, una cavolata, ma di per sé ogni piccola cosa è importante, ogni piccola cosa aiuta ad ascoltarsi maggiormente nel profondo, ed è quello che sto cercando di fare. Thank you.
virus intestinale. Infatti sono in muto in questi giorni e sono stata a casa perché sono stata male, ho preso mutua da lavoro e tra l'altro ho scoperto che non si dovrebbe dire virus intestinale ma virus gastroenterico, una cosa del genere. Comunque, a parte questi dettagli, in pratica arrivo da un periodo di circa una settimana in cui mangio soltanto riso, pasta in bianco, ovviamente riso in bianco, pasta in bianco, patate bollite, carote bollite. Questo è stato il mio cibo e quindi un tantino ripetitivo. Quindi adesso che sembra andare un pochino meglio da oggi, ho deciso di cambiare menù, quindi stasera seratona. Michael sta finendo di lavorare e tra poco andrà a comprare del nasello e farò anche quello bollito, molto leggero, una cosa molto easy, però per me è già un piatto gourmet, accompagnato da, sono ancora incartate nella busta di Cortiglia, le coste. Sarebbero costine, non so come le chiamate voi. Comunque sono biologiche, hanno un aspetto bellissimo, non vedo l'ora di farle, di mangiarle, di cambiare un po' il mio menù. Per cui la cena di stasera sarà questa, un piatto di nasello bollito con un pizzico di curcuma e costine saltate in padella con olio e aglio. I want you to know how I feel. Stasera sono super felice perché guarderemo la quinta stagione di The Crown. Sì, è uscita qualche giorno fa. Non vedo l'ora di vedere nuovi sviluppi della serie, in particolare perché ci sarà la parte della storia dedicata a Diana e quindi non vedo l'ora di vedere come hanno deciso di rendere il tutto, di narrare la cosa. Per cui no spoiler nella sezione commenti, grazie. E nulla, questi sono i programmi per la mia barra nostra serata così. Ma non voglio salutarvi in questo modo, quindi facciamo un piccolo flashback ad oggi pomeriggio. Ok, ci siamo. Caro diario, non so da quanto tempo non cominciavo a scrivere così. Ormai è da un po' di tempo che faccio journaling, ma caro diario non l'ho più usato. Mi viene da sorridere, perché mi tornano alla mente vecchi ricordi di me bambina, in cameretta, che scrivevo sul mio diario segreto. Così piccola, così fragile, ma al tempo stesso molto forte. Sì, sono sempre stata così, due facce della stessa medaglia che si intersecano perfettamente. Da piccola sognavo di diventare grande, sognavo di vivere in una casa grande, di avere tanti figli e di costruire una famiglia felice come quella in cui avevo vissuto. Crescendo poi mi sono resa conto che il mondo non era poi così facile e scontato. Gli anni dell'adolescenza sono arrivati, con tutti i loro piccoli grandi drammi. Ed è stato lì che ho iniziato a rendermi conto che i sogni che facevo da bambina potevano forse appartenere ad una favola, non alla vita vera. Trovati un bravo ragazzo, studia e prendi la maturità, e poi la laurea, trova un lavoro, e poi, solo dopo, pensa a comprare una casa, sposarti e fare dei figli. Il paradosso della società moderna. Sarebbe bello, forse, ma credo che questa visione appartenga ormai ad un vecchio mondo troppo plastificato. Ricordo come fosse ieri la me 19enne che si approcciava per la prima volta al mondo universitario. Per la prima volta mi sono davvero sentita grande. E, parallelamente, la mia prima relazione seria e stabile. Così stabile che è la stessa, ora che ho quasi 30 anni. Ma mi sento ancora un po' ferma qui 19, con la stessa sensazione di non voler andare avanti con l'età, ma allo stesso tempo di voler evolvere. Voglio rimanere teenager per sempre, mi dicevo all'alba dei 20. Voglio rimanere per sempre nei 20, mi dico all'alba dei 30. Forse perché mi sembra che il tempo sia passato troppo velocemente. Forse perché quella bimba vedeva la se stessa trentenne in una situazione diversa rispetto a quella che sta vivendo. Forse perché noi, i giovani per sempre, non abbiamo mai avuto certezze. Se hai un lavoro fisso è una fortuna, se hai una relazione stabile è una fortuna. Se, sarà che ci facciamo troppi problemi e dovremmo vivere di più il momento senza pensare a stereotipi, numeri e orologi biologici? Forse sì, ma anche no, perché la vita è una sola, perlomeno questa, ed è giusto viverla, per davvero, come vorremmo viverla. Quindi meno 2 ai 30, meno 2 ai miei 30 anni, ma non ci penso, che forse è meglio.
Grazie per aver visualizzato questo vlog, noi ci rivediamo al prossimo e ricordate come sempre che se state guardando la luna, la sto guardando anche io. Ciao!